Tracce d'Infinito, in collaborazione con Confguide Confcommercio Bologna. Petroniana Viaggi e Turismo, petronianaviaggi.it. Ben ritrovati a Tracce di Infinito. Oggi vi mostriamo le splendide immagini della chiesa o monastero di San Colombano, uno degli edifici sacri più antichi della città. Siamo nel cuore della città, in via Parigi, poco fuori le antiche mura di Selenite. Pensate che secondo la tradizione questo sito è stato fondato nel 616, poco dopo la morte di San Colombano, questo grande monaco irlandese che ha fondato tanti monasteri in Europa, l'ultimo a Bobbio nel 615, prima di morire. I propri monaci bobbiani sono venuti poi qui a Bologna a fondare San Colombano ed è per questo che questo monastero è il primo in Europa a portare il nome del fondatore, San Colombano. Oggi è sede della prestigiosa collezione Tagliavini del circuito Genus Bologna e Fondazione Carisbo, che raccoglie gli strumenti musicali antichi. Frutto del lascito dell'organista e musicologo bolognese Luigi Ferdinando Tagliavini, contiene oltre 90 strumenti antichi che sono stati raccolti a partire degli anni 70 del secolo scorso. È veramente una possibilità grandissima di poter godere ancora oggi delle musicalità, delle sonorità antiche. Con noi oggi sarà la direttrice del museo, il maestro Catalina Vincenz, che ci mostrerà strumenti antichi, potrà suonare nelle sale che visiteremo questi strumenti, quindi permettendo di ascoltare queste melodie medievali che ci riportano nei secoli scorsi. Nella seconda parte della puntata invece andremo a visitare il tesoro della cattedrale di San Pietro. Ora invece iniziamo la visita dalla parte più antica di questo sito, quella che è emersa dopo i lavori di ristrutturazione degli ultimi anni, la cripta, che cripta non è perché in realtà è il livello più basso della chiesa, il primo ad essere fondato prima che la chiesa fosse rialzata, ed è appunto questo livello che vedete in questo momento. Ben ritrovato il professor Fernando Lanzi del Centro Studi per la Cultura Popolare, consulente scientifico del nostro programma. Questa è la cripta riemersa con gli ultimi lavori di ristrutturazione. In che anno? Sì. Riemerge a partire dal 2005, quando questo viene acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che lo restaura. Allora, diciamo che funziona da cripta rispetto alla chiesa sovrastante, ma non nasce come cripta. Questa è la chiesa originaria, quella che la tradizione vuole fondata nel 616, ma io penso che questa struttura sia già un allargamento preromanica, a tre navate triapsidate, quindi abbiamo un'abside centrale e l'abside laterale. E ancora ben visibili, ancora esattamente visibili, corrispondenti alla chiesa superiore. Esatto, ancora si vedono bene le tracce delle tre piccole monofore che illuminavano ogni abside, in maniera che simbolicamente un'abside, tre fonti di luce, Dio, un trino. Quindi ai monaci veniva anche con l'architettura continuamente ricordato Dio, un trino, cioè il fondamento della religione cattolica. Nel XIV secolo, molto verosimilmente, già il livello medio del suolo di Bologna, per via dei vari recuperi, ricostruzioni, eccetera, si è innalzato. La comunità si apre anche, diciamo, come parrocchia, almeno domenicalmente, agli abitanti circonvicini. Ecco che allora, come era normale, si toglie il tetto, si fa un piano e si fa la sovrastante chiesa. Qual è la storia monastica di questa chiesa? Noi siamo arrivati ai monaci di Bobbio. È molto interessante, diciamo, rimaniamo nella tradizione, così siamo tranquilli. Ora sono monaci colomboniani,
i quali poi nel 1073 vengono documentati come monaci di San Gallo, anzi forse addirittura prima, poi si chiamano monaci cluniacensi, ma io penso che siano i medesimi che hanno aderito alla riforma cluniacense, che intanto sta rinnovando tutti i monasteri benedettini. Nel 1144 ai questi monaci subentrano monache benedettine cassinesi, cioè quelle si facevano a Monte Cassino, e che però Bertrando del Poggetto abolisce. Quindi nel 1347 le monache abbandonano il monastero e il monastero passa ai canonici regolari. E poi racconteremo il resto della storia nella chiesa superiore. Alle nostre spalle invece è riemerso anche un affresco molto interessante. Oltre all'eccezionale ritrovamento di questa struttura, che già di per sé è eccezionale, la cosa che è proprio la chicca finale è l'affresco della crocifissione, sicuramente della metà del XIII secolo, quindi 1250 circa, accreditato a Giunta Pisano o al suo entourage, oppure al maestro, del cosiddetto maestro dei crocifissi francescani. È un bellissimo crocifisso, molto ben conservato, con i due ovviamente dolenti, la Vergine alla sua destra, che è la posizione che gli spetta, e il discepolo prediletto Giovanni alla sua sinistra, ancora molto ben conservato, tenuto conto delle condizioni. Adesso saliamo, ci accoglierà la musica del maestro Caterina Vincenz con la ricostruzione di un organo medievale. Professor Lanzi, siamo risaliti, questo è il livello attuale della chiesa. Sì. Quella, quando è stata rialzata? Allora, possiamo, nel XIV secolo, a metà del XIV secolo, e questa chiesa ha funzioni anche parrocchiali, fa parte ancora del complesso monastico, di cui possiamo distinguere appunto un monastero, una chiesa e una cappella dell'orazione, che vedremo dopo. Che corrispondono all'incirca degli ingressi che poi danno su via Parigi. Ognuno ha autonomo, e anche esternamente si vedono benissimo tre moduli, tre composizioni. Nell'ordine, quindi monastero, chiesa e sala della confraternita. Questa, come la vediamo oggi, come appare oggi, è l'esito di una ristrutturazione da parte della confraternita di Santa Maria dell'Umiltà del 1816-19, che ha avuto in consegna la restauro, direi, e l'aspetto è di tipo neoclassico. Quindi la vicenda di questa chiesa è molto, diciamo, mossa, nel senso che appunto è rimasta parrocchia dal 1347 al 1597, viene soppressa a vantaggio della vicina chiesa di Fabiano e Sebastiano,
poi dopo quella viene abbattuta diciamo, le ondate napoleoniche che risistemano certe cose, ritorna parrocchia nel 1799, per poi venire poco dopo di nuovo riabolita nel 1806 e appunto affidata alla, come ho già detto, alla confraternita di Santa Maria dell'Umiltà, che la officiavano. Dopo andremo a vedere tra l'altro anche proprio la sala di questa confraternita, sì. Però intanto stiamo sulla dedicazione a San Colombano. Esatto. Qual è il rapporto tra questo santo così importante, venerato in Europa, e la nostra città? Allora, diciamo subito che siamo, dal punto di vista dei documenti, ci mancano, quindi è una forte tradizione, addirittura che risale al 616. Un anno appena dopo la morte di Colombano a Bobbio, con questo santo irlandese che a 40 anni viene, diciamo, decide di fare una peregrinazio pro domino e con 12, ovviamente 12 più lui fa 13, quindi Cristo e gli Apostoli, dall'Irlanda, erano tutti irlandesi, viene in Francia e rinnova parecchi monasteri, addirittura ne fonda due in Francia molto importanti, Anne-Lauret e pochissimi mesi dopo il famosissimo Luxeuil, che decisamente viene preso come il suo primo monastero. Poi passa per la Svizzera, dove uno dei suoi, Gallo, si ferma, e un secolo dopo la morte di Gallo ci sarà qualcuno che inizierà l'importantissimo monastero di San Gallo, e poi finalmente viene in Italia settentrionale, si ferma a Bobbio, arriva nel 613-14, fonda immediatamente il monastero omonimo e l'anno dopo muore. E quindi questo è il primo, quindi, i monaci vengono esatto, subito qui a Bologna. Alcuni monaci, quindi dobbiamo pensare a 12 più 1, perché era tipico dei monachesimo, certo, muoversi in 13 per una nuova fondazione, vengono a Bologna e ovviamente dedicano questo complesso, non certo con questa forma, questo è ovvio, al loro fondatore Colombano. Adesso andiamo a visitare appunto la sala della confraternita. Ci accoglierà la musica del maestro Catalina Vincens, che eseguirà musiche con la spinetta napoletana di fine Cinquecento, uno degli strumenti più preziosi di questa collezione. Questa è la cappella della Madonna dell'Orazione che vediamo alle nostre spalle e che era utilizzata dall'omonima confraternita. Professor Lanzi, ci racconta la storia di certo. Questo ambiente. Allora, intanto nel 1547 viene posta su questa parete, che è la parete meridionale della chiesa superiore, della chiesa che ha funzionato anche da parrocchia, questa immagine di Lippo di Dalmasio, che è lei l'immagine del 1399 e rappresenta la Vergine Lattante. Affidata, come lei ha già ricordato, alla confraternita di Santa Maria dell'Orazione, questa confraternita nel 1591 pone la prima pietra e rapidamente costruisce la cappella a protezione di questa immagine, che era esterna e che però, essendo miracolosa, era oggetto di veri e propri pellegrinaggi da parte di cittadini bolognesi, quindi c'è questo bisogno. Poi dopo verrà immediatamente, proprio in tempi brevissimi, affrescata da pittori, dai giovani pittori dell'Accademia degli Incamminati o dei Carracci, quindi in fondo qui siamo in ambiente carraccesco. Mi preme mettere in evidenza di questi
vari riquadri che sono affreschi, quello che rappresenta l'incoronazione di Santa Caterina, che è di Leonello Spada, e la Sibilla Cumana, importantissima nella lettura della umanistica, dell'umanesimo, di quello che hanno detto le Sibille, del riposo durante la fuga in Egitto di tutti e due del Garbieri. Poi abbiamo altri affreschi come San Francesco, San Giovanni Battista. Comunque di pregio, tutti di scuola. Esatto, tutti diciamo che avevano costituito l'Accademia degli Incamminati o dei Carracci, per cui possiamo dire erano tutti allievi in qualche modo dei tre Carracci. La Madonna che allatta, è raro vedere. Sarebbe raro se fosse coeva alla cappella 1591, sì. Ma non dimentichiamo che se nel 1399 era normalissimo, non faceva scandalo, perché significava come la Vergine ha nutrito il figlio, così la Chiesa, di cui la Vergine è figura, nutre i fedeli. Grazie professor Lanzi, noi ci salutiamo, grazie di averci accompagnato fino a qui. Noi ci spostiamo invece al piano superiore, dove c'è la sala, dico bene, usata da questa confraternita, certo, la sala delle riunioni, e cioè l'oratorio, che ha degli affreschi bellissimi, li andremo a vedere, e ad accoglierci sempre la musica del maestro Catalina Vicens con una spinetta, pensate, datata 1540, ed è uno degli strumenti suonabili, attenzione, più antichi al mondo. Davvero una meraviglia. Maestro Catalina Vicens, grazie di averci accompagnato fino a qui con questa splendida musica sacra, intrisa davvero di spiritualità come quella che abbiamo appena ascoltato. Parlando prima mi diceva che spesso nel Medioevo si utilizzava anche la simbologia nella costruzione delle melodie, per cui non si aveva soltanto un suono sacro, ma anche la costruzione melodica e ritmica rimandava in un qualche modo alla teologia e all'evangelizzazione. Può fare qualche esempio? Esattamente. Allora, per esempio, nel brano sull'organo portativo medievale, questa ricostruzione, che abbiamo visto, non l'avevo detto, anche nel famosissimo quadro del Raffaello della Santa Cecilia, c'è proprio questo strumento che viene suonato, che era frequentissimo e usatissimo. E già come strumento fa parte di una simbologia che viene sviluppata nel Medioevo, anche come uno strumento che non è inizialmente lo strumento della Chiesa dai tempi dei Romani, ma diventa un simbolo di questo tra lo divino e l'umano, il misterio di questi suoni e la parte umana delle voci che viene a rappresentare ogni canna di questo strumento. Nelle composizioni si trova molto spesso il numero 3, nascosto nell'ascolto. Già nel
XII, XIII secolo si inizia a comporre con ritmi ternari in tre, molto specificamente facendo riferimento alla perfezione divina e anche alla polifonia. Si inizia a comporre non solo a una voce, ma a due e tre voci importantissimamente in questo periodo, che anche simbolizza la Trinità. Davvero questa colazione è una occasione di riscoprire delle sonorità inaspettate che ci riportano indietro nel tempo e permettono di gustare un clima musicale davvero che sarebbe perso, ecco, senza questa possibilità, perché sono praticamente tutti funzionanti questi strumenti della collezione. Sì. Ha fatto parte dell'idea, della visione del maestro Luigi Ferdinando Tagliavini nella sua collezione, di che tutti gli strumenti venissero restaurati e suonati. Che meraviglia! In questo momento ci troviamo nell'oratorio utilizzato dalla Confraternita della Madonna dell'Orazione, di cui abbiamo visto poco fa la cappella. E anche questo è una cornice bellissima per gli strumenti, perché è affrescata da pittori bravissimi. Questa confraternita aveva scelto l'eccellenza del tempo. I maggiori appunto pittori. Ci può raccontare che cosa ha rappresentato? Sì, allora qua abbiamo un eccezionale ciclo della Passione di Cristo realizzato dai allievi della Scuola dei Caraci nel fine 500, finito nel 600. Ci sono diversi artisti che è stato quasi come una competizione tra di loro per raffigurare queste scene. Sono scene della Passione di Gesù. Sì. Viene rappresentato Gesù proprio nel momento in cui la preghiera nell'orto, la salita al Calvario, vediamo anche la crocifissione, la deposizione, tutte le storie di questa passione. Una gara, diceva, sì. Ognuno ha fatto un pezzo. Sì. Una delle cose anche così speciali di questo ciclo di affreschi è la emozione e la individualità di ogni scena, che fanno che quello spettatore qui dentro non possa essere mosso emozionalmente di queste scene. Più che tante parole, infatti, vale l'immagine stare di fronte a queste meraviglie che chi si trovava in questa sala, nel momento in cui ci si incontrava, era chiamato appunto ad ammirare e nello stesso tempo quindi a essere rimandato ad una preghiera. Ci fermiamo qui con questa parte della puntata dedicata al complesso di San Colombano. Ringraziamo molto la direttrice del museo, il maestro Caterina Vincent, di averci accompagnato, soprattutto con la musica, che è stato un regalo grandissimo. Terminiamo invece con la visita al tesoro della Cattedrale di San Pietro. Ci siamo spostati nel cortile dell'Arcivescovado, quello è l'ingresso al tesoro della cattedrale, un ambiente voluto dal Cardinale Giacomo Biffi nel 2000 per raccogliere tutti i paramenti sacri, gli arredi liturgici raccolti nei secoli dalla Chiesa Madre di Bologna. Ci sono pianete di inizio 1600, ma anche oggetti molto più recenti, come la croce donata da Giovanni Paolo II, sempre al Cardinale Giacomo Biffi. Questo ambiente, in questo momento lo spazio è chiuso al pubblico perché è rotto l'impianto che permette di garantire il giusto equilibrio tra umidità e temperatura che permette di assicurare la conservazione ottimale delle cose che sono all'interno. Si sta lavorando però per aprire, volentieri attraverso questa puntata contribuiamo a fare conoscere il tesoro e quindi anche la sua riapertura parlandovi della raccolta fondi. Adesso entriamo.
Benvenuto al nostro ospite Davide Venturi, presidente dell'associazione Bologna Storica Archeologica, che si sta occupando, come accennavo, della raccolta fondi. Esattamente. Che sta partendo adesso. Sì, siamo a tiro, proprio in questi giorni dovrebbe uscire sia sui nostri canali social, Facebook e anche sul nostro sito, la raccolta fondi, la possibilità di fare donazioni per ripristinare alla visibilità questo luogo. Adesso vi mostreremo che bellezze sono conservate qui all'interno di un valore tra l'altro inestimabile. E proprio per questo mi piacerebbe puntualizzare subito un aspetto. Tutto questo sfarzo, questa bellezza che a qualcuno può creare scandalo, in realtà è frutto di un'enorme storia di fede. Assolutamente sì. Da un punto di vista storico bisogna sempre cercare di collocare quello che noi vediamo nel suo tempo. Quindi nel passato sono molto simili a noi, ma non pensavano come noi. C'erano dei motivi profondi sia di fede sia pratici per cui era necessario avere questi oggetti con questi materiali, con questo pregio, questo sfarzo, e questo trasmetteva, era funzionale alla trasmissione del messaggio della Chiesa. Partiamo proprio dalla presentazione di queste cose. Noi abbiamo alle nostre spalle un rivestimento dell'altare maggiore antico. Esatto. Questa si chiama scaffa d'altare, praticamente è appunto un rivestimento, un vestito che è fatto su misura per coprire l'antico altar maggiore della cattedrale, quello che oggi ospita il trittico in legno, e nelle occasioni di festa. È in più parti ed è quindi smontabile e rimontabile. La parte bassa è un paliotto interamente in tessuto in oro su filo di canapa, su tela di canapa, ed è con San Pietro al centro, visto che la cattedrale è dedicata a San Pietro, e si nota da entrambi i lati lo stemma di Papa Lambertini, Benedetto XIV, che ha donato questo oggetto alla cattedrale durante il suo pontificato. Sopra, invece, sostenuto da uno scheletro in legno, c'è tutta una sovrastruttura che ha una base di lapislazzolo, perché è blu, che si può forse vedere, che meraviglia, è in lapislazzolo. I medaglioni con scene e allegorie dalle Sacre Scritture sono in argento massiccio e tutti i fregi invece sono in legno dorato o in bronzo dorato. Qui abbiamo invece uno dei tanti arazzi che venivano appesi nei momenti di festa. Esatto, nelle stesse occasioni in cui si rivestiva l'altare con questa scaffa c'era un set di 8 arazzi donati dall'inizio alla fine, sono circa 18 anni di pontificato di Benedetto XIV. Questi 8 arazzi realizzati a Roma in pieno Settecento servivano ad addobbare l'interno della cattedrale. Ci spostiamo nelle altre sale, arriviamo in quella dove è conservata la pianeta più antica che avete in questo tesoro, datata all'inizio del 1600. Sì, dovrebbe essere 1622, comunque certamente il secondo decennio del 600. Fa parte di un set di pianete, quindi sono quei paramenti da messa che si usavano prima del Concilio Vaticano II, che è stata regalata alla cattedrale da Papa Gregorio XV Ludovisi. E in questo set di pianete la più preziosa è questa qua, che è una pianeta da festa, quindi in bianco, seta, argento e filo d'oro, che porta nella fascia centrale ricamate le scene della Passione di Cristo. È stata proprio volontà del Cardinal Bifi che questo non fosse un museo morto, ma fosse un museo vivo che trasmette quello che dicevamo all'inizio, quindi il fatto che questi sono oggetti liturgici che in gran parte possono essere usati anche al giorno d'oggi nelle liturgie più solenni e più festive. Il calice della Natività, che è in argento massiccio e oro della metà del 600, di bottega romana, viene usato ancora oggi dalle messe del nostro arcivescovo nel periodo di Natale. Al centro, nel riccio centrale, è cesellato nell'argento massiccio un piccolissimo presepe, fatto benissimo, e questo calice è parte di un set di 3 che sono conservati, uno qui, uno in San Petronio ed è quello della Crocifissione, e uno in San Luca ed è quello della Resurrezione. Poi abbiamo anche lo smeraldo più grande, uno dei più grandi inciso al mondo. Sì, è anche questo un pezzo unico. Lo smeraldo è al centro di quello che si chiama razionale, cioè è una grossa spilla che serve a fermare il mantello del celebrante, in questo caso del vescovo, che si chiama Piviale,
andiamo un po' nel tecnico, nelle occasioni solenni. Arriviamo alla sala con le cose più recenti, parlavamo di calici preziosi, qui ce n'è uno di una preziosità davvero inestimabile. Sì, uno degli oggetti che preferisco. È un dono della regina di Spagna, Isabella II, a Papa Pio IX nel 1852. Viene commissionato a una grande bottega di orafi francesi a Parigi, che è ancora attiva, e viene donato appunto al Papa, che qualche anno dopo, in occasione dell'incoronazione della Madonna di San Luca, di un'occasione particolarmente solenne per tutta la nostra diocesi, dona questo calice alla cattedrale. Lo esponiamo ancora qui, è in oro massiccio, argento, cesellato, smalti, perle, diamanti, ricchissimo di simbologie che rimandano all'Eucaristia. Un pezzo unico di una perizia incredibile. Davvero unica. È veramente impressionante. Un grandissimo segno di fede, invece, lo stensorio realizzato, mi ha colpito molto, con gli ori donati dai bolognesi. Sì, lì andiamo avanti al 1927. Nel 27 a Bologna fu ospitato il Congresso Eucaristico Nazionale, un po' come capitò credo nel 98. 97, ero bambino. Allora, in quell'occasione, nel 27, un anno prima del Congresso Eucaristico, quindi parliamo del 26, la diocesi fece partire una grande raccolta di oro e gemme per realizzare in segno di devozione questo stensorio. E nel 27 è stato realizzato quello che vediamo, che è di una preziosità unica ed è un incredibile segno di fede dei bolognesi. Arriviamo al Concilio Vaticano II. Sì, ospitiamo qui l'anello dato a tutti i padri conciliari, cioè tutti al termine del concilio tutti i padri conciliari ebbero un anello pastorale identico. E qui così abbiamo quello che è stato dato al Vescovo di Bologna. E poi abbiamo anche la croce donata invece da Giovanni Paolo II, il grande, un santo, al Cardinale Giacomo Biffi. In quale occasione? Se non vado errato, in quell'occasione in cui Biffi fu chiamato ad animare gli esercizi spirituali in Vaticano, alla curia papale, e come segno di riconoscimento Giovanni Paolo II gli fece questa croce pettorale che poi è stata lasciata proprio dal Cardinal Biffi al Museo della Cattedrale. Ne abbiamo scelto soltanto alcuni pezzi, ma ce ne sarebbero ancora tantissimi altri, per questo vorremmo che tutti voi potreste ricominciare a venire in questo tesoro. Ricordiamo quindi a breve ci sarà la raccolta fondi, già adesso chi è interessato forse può iniziare. Sì, allora tutti iniziare i sabati e domeniche quando noi facciamo le aperture della cattedrale ai visitatori si può donare al nostro tavolo, noi facciamo ovviamente, vi rilasciamo ricevuta, e sarà attivo la raccolta fondi su Facebook Bolo Storica e sul nostro sito bolostorica.it. Noi ci fermiamo qui, grazie molto Davide Venturi, grazie, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Tracce d'infinito, in collaborazione con Confguide e Confcommercio Bologna. Petroniana Viaggi e Turismo, petronianaviaggi.it.